Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di Covid-19. Il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, chiede a politica ed istituzioni unità di intenti per cercare di arginare la diffusione del contagio nel comprensorio della Valle Peligne. Tra l'altro, rispetto all'ordinanza annunciata ieri dal presidente Marsilio, ci sono anche le prime proteste di alcune associazioni dei commercianti che chiedono al presidente della regione la revoca immediata di quanto stabilito. Vediamo di più nel servizio. Il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, chiama a raccolta tutta la politica di qualsiasi colore affinché si promuovano azioni sugli aspetti sanitari per superare la difficile situazione della Valle Peligna. Il primo cittadino di Sulmona è sempre più preoccupato dalla diffusione del contagio del coronavirus in città e nel comprensorio. Vista l'attuale situazione, dice ancora Anna Maria Casini, cosa accadrà il 24 settembre quando si riapriranno le scuole? Casini, preoccupata dall'imminente apertura dell'anno scolastico, insiste affinché la regione disponga l'invio di personale per eseguire l'analisi dei tamponi, ricordando che già da giugno l'amministrazione comunale sta lavorando con una corsa contro il tempo sulle strutture scolastiche per consentire il rientro nella maniera migliore possibile. L'ordinanza sull'obbligo delle mascherine all'aperto durante tutta la giornata era già in vigore dai giorni scorsi, ricorda la Casini, e la mappa del contagio è ferma domenica solo perché nel fine settimana non sono stati eseguiti i tamponi. Manca il personale per accelerare lo screening sanitario e circoscrivere il contagio di focolai che, come ha ribadito la Regione e la stessa ASL, continua ancora la Casini, sono individuati e circoscritti, dunque tracciabili con l'intensificarsi dei tamponi. Nel frattempo, ieri il presidente Marsilio aveva reso note le azioni della regione per cercare di contenere il contagio nella Valle Peligna. Assumere alcune iniziative più restrittive, rafforzando alcuni presidi come l'utilizzo delle mascherine per tutta la giornata anche negli spazi all'aperto, la chiusura entro un certo orario, entro le ore 20, dei locali come bar che provocano appunto riunioni e assembramenti, il divieto di fare feste sia pubbliche che private, che sono state la fonte di alcuni almeno dei focolai accertati. Per il resto la situazione è comunque sotto controllo, non c'è quindi bisogno di adottare misure ulteriormente restrittive della libertà personale o evocare delle zone rosse, perché non è questa la condizione. Speriamo anzi che con i tanti tamponi che abbiamo fatto in alcuni di questi comuni siamo arrivati a fare tamponi alla generalità della popolazione, almeno in alcune frazioni, e quindi confidiamo nel fatto che i focolai sono stati individuati, tracciati, confinati, seguiti costantemente poi dalle nostre strutture sanitarie anche a domicilio, e che questo possa spegnere questi focolai al più presto. Da un territorio in difficoltà, quello della Valle Peligna, ad un altro. Siamo a San Giovanni Teatino con il nostro Paolo Renzetti all'interno del municipio. Dicevo, un altro territorio invece dove il Covid è lontano, almeno da diverse settimane. Così Paolo, buon pomeriggio a te, chiaramente buon pomeriggio anche al primo cittadino di San Giovanni. Grazie Alfredo, hai detto bene, siamo a San Giovanni Teatino, ospiti del primo cittadino Luciano Marinucci. Grazie Sindaco, buongiorno. Per tante settimane San Giovanni Teatino è stata città Covid free. Nelle ultime ore, a dire il vero, c'è stata la notizia di un positivo, però possiamo dire che in generale nell'ultimo mese, in questa estate, la situazione nella sua città, nella città di cui lei e sindaco, è stata sicuramente una situazione molto positiva da questo punto di vista. Beh, sicuramente sì, questo grande merito va ai miei cittadini tutti, che hanno collaborato, che hanno osservato attentamente quali sono state i nostri indirizzi e quindi anche i loro comportamenti, che si vede chiaramente che sono cambiati.
Ricordo che siamo stati oggetto di un focolaio, quindi siamo stati più volte onore della cronaca e siamo stati veramente preoccupati. Le preoccupazioni viaggiavano ogni giorno sul mio territorio e immagino quali sono state le preoccupazioni. Ad oggi invece, dopo diverse settimane che non abbiamo avuto comunicazioni ufficiali, diciamo che il merito è dai cittadini, ma noi continuiamo a lavorare, lo stiamo facendo in tutti i settori del territorio e nella speranza che questa grande scommessa, che è la riapertura delle scuole, che si farà in tutta Italia, si potrà svolgere nel migliore dei modi, perché insomma ci sono segnali invece in altri paesi della comunità europea dove le scuole sono state chiuse di nuovo. Situazione positiva, diciamo quest'estate le cose sono andate per il verso giusto perché voi avete puntato molto sulla prevenzione, Sindaco. Sì, abbiamo eliminato tutte le forme di assembramento, il Vescovo ha comunicato alla parrocchia o tutte le parrocchie della Curia di non effettuare le feste patronali, noi abbiamo eliminato il nostro calendario delle manifestazioni estive proprio perché volevamo assolutamente evitare motivi di contagio, quindi abbiamo fatto dei sacrifici, i fondi che avevamo destinati li abbiamo dati alle famiglie in difficoltà, abbiamo fatto quello che in sostanza poi a fine risultato essere utile ed efficace, perché se oggi siamo qui a contemplare questo risultato dopo aver avuto quella vicenda purtroppo del focolaio, oggi sono sinceramente soddisfatto. Si guarda al futuro, si guarda ai prossimi giorni, alle prossime settimane, è passata l'estate, tra poco parleremo perché lei tra l'altro ci tiene in maniera particolare a quello che state facendo per la riapertura delle scuole, dicevo in vista di quella che è stata insomma la ripresa normale delle attività nella vostra città, insomma cosa si sente di dire per il futuro? Beh, intanto a tutte le famiglie che in questi giorni mi hanno in parte rappresentato le difficoltà di vedere tra virgolette dispersi i loro figli nelle varie strutture scolastiche del nostro territorio, ricordo che noi adesso siamo arrivati a 6 plessi scolastici, siamo uno dei circoli più numerosi d'Abruzzo, quasi 1800 ragazzi, e quindi la difficoltà di chi oggi gestisce l'ambito scolastico è sicuramente una difficoltà evidente, però devo dire che noi abbiamo osservato tutte le disposizioni che il governo ha fatto per poter mettere in condizione l'amministrazione di supportare la scuola, la riapertura. Devo dire che siamo riusciti attraverso le nostre risorse, quindi per quanto riguarda la scuola civica musicale dove si svolgevano le nostre attività, era un fiore all'occhiello al momento, spero solo per brevissimo tempo, abbiamo dirottato 4 sezioni della scuola di Largo Voitila, abbiamo riaperto una scuola che era quasi 20 anni chiusa dopo aver partecipato a un bando 3 anni fa per 750.000 euro, quindi diciamo che già eravamo abbastanza forniti di scuola, l'avevamo fatto perché non volevamo che si abbandonasse una struttura che aveva anche un valore storico del territorio, oggi è tornata molto utile alle esigenze della scuola, quindi 3 sezioni andranno in quella scuola che poi erano le 3 sezioni che avremmo dovuto dirottare da via Vittorio Emanuele, che oggi è una sede provvisoria, e quindi a breve insomma riusciremo ad avere degli ambiti scolastici efficaci ed efficienti. Abbiamo garantito 600 pasti pronti alla riapertura, abbiamo acquistato 16.000 vassoi proprio per evitare che il cambio delle posate e dei piatti possa definirsi come un eventuale motivo di contagio, quindi meno si avvicinano gli operatori e meno possibilità ci sono, quindi un vassoio unico con tutte le portate nel vassoio. Stiamo ripredisponendo il trasporto scolastico, abbiamo fatto una prescrizione delle 210 persone che ce l'hanno chiesto lo scorso anno, sono arrivate per il momento solo 100 richieste, quindi insomma tutto l'apparato è pronto ed efficace grazie anche la nostra società partecipata e degli operatori della stessa che si sono praticamente messi totalmente a disposizione della scuola e degli operatori. Tra l'altro pochi giorni fa c'era stata l'inaugurazione proprio qui a San Giovanni Teatino della stagione sportiva della cittadella dello sport. Io cederei per qualche istante la linea allo studio al collega Alfredo Primante per una domanda proprio a lei Sindaco, poi andremo a chiudere qui da San Giovanni Teatino. A te Alfredo. Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso delle scuole, che è quello insomma più che ai nostri telespettatori è più caro, soprattutto a chi ha figli chiaramente, e le volevo chiedere se in queste settimane di riorganizzazione complessiva ci sono state sicuramente delle difficoltà, quali e come sono state affrontate, visto insomma il coordinamento che ci vuole tra le varie istituzioni, tra la ASL, la tua e quanti altri.
Allora, per quanto riguarda le difficoltà, è evidente che le difficoltà ci sono state sin dal primo momento e ci sono ancora oggi, ci saranno anche domani, perché la data già del 24, diciamo che è molto più comoda di quella del 14, ma sicuramente la scommessa che si è voluta fare, perché questa di così si tratta. Io voglio ricordare a tutti, perché poi qualcuno forse lo dimentica, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato uno stato di pandemia e non ancora l'ha sciolto, quindi il governo ha protratto fino all'8 di ottobre lo stato di emergenza, quindi noi stiamo lavorando in emergenza e quindi queste emergenze purtroppo si vanno a riflettere sul territorio. Però devo dire che il precedente preside d'istituto e la nuova si sono completamente messi a disposizione anche dell'amministrazione comunale, che è la parte operativa, il braccio operativo, e stiamo risolvendo tutti questi piccoli problemi, perché riorganizzare 6 plessi a fronte di 3 plessi, insomma, non è un lavoro da poco, ecco. E alle famiglie, perché purtroppo le famiglie devono capire che ci consegnano dei ragazzini la mattina sani e noi li dobbiamo riconsegnare sani, perché la scuola, e così come l'ho detto prima, ci sono già scuole in Europa che stanno richiudendo, è uno degli luoghi dove è più facile contagiarsi e quindi dove è più facile che l'epidemia possa ripartire. Questo è una delle cose che dobbiamo scongiurare. Sono convinto, e voglio dire alle famiglie di San Giovanni Teatino, di stare sereni e tranquilli, perché intanto i loro figli vivono in un ambiente dove noi abbiamo fatto tanto per la sicurezza dei loro figli e stiamo continuando a lavorare per questo. Quindi un po' di pazienza e la consapevolezza che non bisogna mai abbassare la guardia, far lavare continuamente le mani ai figli il giorno, portare la mascherina nei luoghi pubblici, portarla loro e non avvicinarsi molto alle persone che non si conoscono, ma anche quelle che si conoscono, perché probabilmente oggi le cronache parlano di soggetti infetti da Covid-19 che manco sono immaginati. Che poteva succedere, parlo di personaggi famosi, ecco. Paolo, a te. Sì, per chiudere, grazie ovviamente al primo cittadino di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci, quello che si sente di dire alla cittadinanza in vista delle prossime settimane, al di là dell'anno scolastico, al di là di questa che è ancora un'emergenza sanitaria. Stiamo ripartendo, è una ripartenza dura e difficile, perché il primo problema è quello di non ricadere nel lockdown, perché il lockdown ha fatto dei danni che ancora oggi ho visto che molte persone ancora si rendono conto. Qui un'economia è stata inginocchiata e il futuro di tante persone è stato messo in discussione. Continuiamo ancora ad assistere famiglie con i servizi sociali, perché molte famiglie non hanno la forza di partire. Quindi la solidarietà nel capire che le famiglie in difficoltà vanno aiutate a 360 gradi e quindi anche loro, se possono spingere con la loro generosità, la loro predisposizione, perché questo è un territorio così composto, e di cercare di fare squadra tutti quanti assieme, l'amministrazione comunale, le istituzioni del territorio e le famiglie, che sono l'elemento più importante che noi dobbiamo tutelare, ma che ci devono anche supportare. Grazie al sindaco di San Giovanni Teatino Luciano Marinucci, grazie ai nostri telespettatori, grazie anche a Roberto Pulimanti per l'assistenza tecnica. Linea allo studio, a te Alfredo. E speriamo d'altra parte che insomma rimanga un solo contagio così sporadico a San Giovanni Teatino, speriamo che sia così e che continui ad essere così. Proseguiamo con il nostro telegiornale, adesso invece ci occupiamo della app Immuni. L'Abruzzo è tra le regioni più virtuose d'Italia per quanto riguarda l'utilizzo dell'applicazione, che nelle intenzioni dovrebbe aiutare a limitare la diffusione del coronavirus attraverso il tracciamento dei contatti via smartphone. Vediamo. 166.370 abruzzesi, cioè il 13,1% della popolazione regionale, ha scelto di installare sul proprio device mobile l'app di tracciamento dei contatti Immuni al fine di prevenire il contagio da Covid-19. Una percentuale, quella abruzzese, che va ben oltre la media nazionale, ferma ad un abitante su 10. Infatti la nostra regione si piazza al terzo posto in Italia, dopo la provincia autonoma di Bolzano e l'Emilia-Romagna. Fino ad ora, i dati aggiornati al 31 di agosto dicono che i download totali in Italia sono stati 5,4 milioni e Immuni ha contribuito a bloccare 7 focolai. L'app è stata creata per combattere le pandemie, grazie anche alla funzionalità di contact tracing. Quando un utente scopre di essere positivo al virus, Immuni consente di allertare in modo anonimo le persone con cui è stato a stretto contatto e, venendo informate tempestivamente, possono contattare il loro medico di medicina generale per
approfondire il quadro clinico. L'obiettivo è quello di evitare di contagiare altri, contribuendo a ridurre la diffusione del coronavirus. L'app riesce a individuare un contatto a rischio senza sapere chi siano i due utenti o dove si siano incontrati. Non è in grado di tracciare gli spostamenti, ma si muove attraverso la tecnologia Bluetooth Low Energy e non raccoglie dati di geolocalizzazione di alcun genere, inclusi quelli del GPS. Dunque, privacy tutelata, almeno sulla carta. I dati salvati sullo smartphone e le connessioni tra l'app e il server sono cifrati e vengono cancellati sul server quando non sono più necessari e in ogni caso prima del 31 dicembre prossimo. Per utilizzare Immuni bisogna avere almeno 14 anni. Se si è nell'età compresa fra i 14 e i 18 anni, per usare l'app si deve avere il permesso di almeno uno dei genitori o di chi ne esercita la potestà. Nella malaugurata ipotesi ci sia un effettivo e reale problema di contagi, l'ASL di riferimento sottopone a uno o più tamponi l'utente per confermare che non sia stato positivo al Covid-19. Quando lo stesso riceve la conferma di negatività dall'ASL, può aggiornare lo stato di salute all'interno dell'app Immuni. Basta infatti toccare i tasti Sei guarito e aggiornare il proprio stato. Proseguiamo. L'assessore regionale alla salute Nicoletta Verii ha autorizzato un investimento di 700.000 euro per l'adeguamento delle sale operatorie del Policlinico di Chieti, accogliendo la richiesta presentata dalla ASL Lanciano-Vasto Chieti. Si tratta di una prima tranche di fondi, spiega l'assessore, che consentirà di eseguire i necessari e improcrastinabili interventi infrastrutturali sul blocco operatorio del Santissima Annunziata, centro strategico dell'assistenza sanitaria in provincia di Chieti. I lavori permetteranno l'adeguamento degli spazi agli attuali standard e la loro messa in sicurezza. Va precisato, continua l'assessore, che sulle sale operatorie del presidio Teatino saranno eseguite successivamente una serie di altre opere che l'ASL ha dettagliato nel piano strategico aziendale. Per l'ospedale di Chieti è stata autorizzata anche un'ulteriore spesa per l'acquisto di un ecografo e tra l'altro, in notizia di poco fa, l'Abruzzo si è vista approvare la rete ospedaliera Covid senza rilievi da parte degli organismi ministeriali. Proseguiamo con il nostro telegiornale, adesso voltiamo pagina. L'amministrazione comunale di Pescara ha deliberato l'abbattimento dei palazzi clerico di via Tavo, poi si proseguirà con via Lago di Borgiano e con il famigerato Ferro di Cavallo. Sentiamo. È partito il conto alla rovescia, nel senso che da un anno che stiamo lavorando con il consorzio che realizzerà, provvederà all'abbattimento e poi alla realizzazione di questo progetto di social housing, siamo ormai arrivati agli sgoccioli, abbiamo seguito costantemente insieme questa realizzazione che comincerà ovviamente con la bonifica e l'abbattimento di questi famigerati palazzi clerico, che ormai da oltre 30 anni creano tante difficoltà ai residenti in primis. I tempi sono sicuramente quelli dell'anno, ossia entro l'anno, anche prima ci auguriamo entro ottobre-novembre, si procederà con l'abbattimento e quindi con la realizzazione di 3 palazzine per un totale di 74 alloggi di diversa dimensione e a canoni ovviamente calmierati, che andranno a coprire quella fascia di cittadini con un reddito che non gli consente di accedere a un bando per case a canone sociale, ma neanche ad acquisire o ad avere dei canoni di locazione elevati come quelli che solitamente sono sul territorio. La novità è quella, che poi non è una novità perché noi ormai sosteniamo da tempo, data la situazione, anche lì come riqualificazione, l'abbattimento dell'intero Ferro di Cavallo con la realizzazione parziale, quindi solo in parte, di una palazzina con un sistema di ecosisma bonus e una riqualificazione dell'area, non solo ma anche di tutta l'area, quindi non solo quella che si verrà a creare con l'abbattimento ma anche quella dell'area frontale, nonché quella di via Lago dei Palazzi, di via Lago di Borgiano, che saranno anch'essi buttati giù, demoliti.
Torniamo ad occuparci di scuola. La CGIL di Teramo denuncia una grave carenza di personale che si verificherà alla riapertura dei plessi. Per il sindacato il numero delle supplenze in provincia di Teramo supererà le 500 unità fra docenti e personale ATA. Servono provvedimenti urgenti. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. In molte scuole della provincia di Teramo si stanno svolgendo incontri informativi su come comportarsi e su come affrontare gli inevitabili problemi anti-Covid che si porranno alla riapertura. La CGIL di Teramo elogia questo grande impegno, ma stigmatizza il grave problema degli organici e la girandola di supplenze che coinvolgerà quasi tutti gli istituti scolastici. Nei mesi scorsi, si legge in una nota del sindacato, era stato lanciato l'allarme sui posti che sarebbero rimasti vuoti. Le immissioni non hanno coperto tutte le disponibilità, non ci sono state nemmeno le 260 programmate nei diversi ordini. Il numero delle supplenze per quest'anno in provincia di Teramo supererà le 500 unità tra docenti e ATA. Per la CGIL sono necessari provvedimenti straordinari sugli organici, soprattutto su quello ATA che, vista l'esigenza di costante igienizzazione richiesta dalla pandemia, va profondamente rivisto, assicurando in ognuno dei 354 plessi scolastici della provincia almeno un collaboratore scolastico in più. A questi problemi, sottolinea ancora il sindacato, si sommano le notizie false. Una di queste recita: non riapriamo le scuole perché subito dopo dovremmo chiuderle per il referendum del 20 e 21 settembre. In Abruzzo, per questa ragione, le scuole riapriranno il 24 settembre, ma le scuole impegnate come seggi elettorali sono poco più di un terzo dei 354 plessi scolastici della provincia. A Teramo, ad esempio, sono 13 le scuole sedi di seggio elettorale, mentre ci sono 44 plessi. Negli altri si potrebbe, ad esempio, riaprire tranquillamente. Se questo tempo dovesse servire per apportare le migliorie necessarie alle strutture, allora sarebbe ben speso. Se invece rappresenta un ulteriore elemento di confusione, beh, questo per la CGIL di Teramo non è utile. Ed ora siamo allo sport. Sorteggiati i calendari di Serie B nel tardo pomeriggio a Pisa. Il Pescara inizierà il suo campionato ospitando il Chievo allo stadio Adriatico Cornacchia 25-27 settembre, poi trasferta sul campo della neopromossa Regina, chiusura il 7 di maggio sempre in casa contro la Salernitana. Intanto il presidente di Lega Balata lancia un appello alle istituzioni affinché sia data la possibilità ai tifosi di tornare progressivamente negli stadi. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Debutto casalingo per il Pescara, che esordirà nel campionato di Serie B 2020-2021 allo stadio Adriatico Cornacchia contro il Chievo, proprio quella squadra con cui Albente Godi però chiuse la scorsa stagione regolare un mese e mezzo fa, perdendo 1-0. Una sconfitta che fece sfumare la salvezza diretta, relegando i biancazzurri ai play-out, poi vinti col Perugia. Curiosamente la stessa cosa accadde al Pescara lo scorso campionato, ma a parti invertite, poiché il Delfino alla prima giornata fece visita a quella squadra, la Salernitana, che aveva spedito ai play-out battendola pochi mesi prima all'ultima giornata. Anche i Granata si sarebbero salvati agli spareggi per poi vendicarsi nell'ultima stagione con una doppia vittoria. È stato sorteggiato nel tardo pomeriggio a Pisa, nella splendida cornice di Piazza dei Miracoli, il calendario di Serie B, che inizierà con un anticipo il 25 settembre e si concluderà il 7 maggio con tutte le gare concomitanti. Tre le soste per le nazionali, una a ottobre, una a novembre, una a fine marzo e addirittura 8 infrasettimanali, con un torneo che vedrà impennare il proprio ritmo di gare a dicembre 7 turni e aprile 6 turni. Si giocherà durante le festività natalizie 27 e 30 dicembre e 3 di gennaio. Speriamo che adesso le condizioni migliorino e ci consentano quantomeno di riavere, come sta succedendo in tanti altri paesi europei, delle quote di pubblico magari identificabili con per esempio gli abbonati, che comunque sono dei soggetti anche tracciabili. E voglio dire, abbiamo anche dimostrato insieme alla federazione che con lo strumento dei protocolli e quindi con questo know-how che noi siamo riusciti comunque a costruire, siamo riusciti a terminare le competizioni
competizioni in maniera sicura e responsabile. Quindi la speranza e anche l'appello che facciamo alle istituzioni è quello di consentire gradualmente al pubblico di ritornare negli stadi. In attesa della calendarizzazione ufficiale, Pescara-Chievo al momento è fissata per sabato 26 settembre. Alla seconda giornata la prima trasferta al Granillo di Reggio Calabria contro la neopromossa Regina il 3 di ottobre. Poi la prima sosta per le nazionali è il 17 ottobre, match casalingo con l'Empoli alla terza giornata. Quindi il primo degli 8 infrasettimanali, quarta giornata, Venezia-Pescara, martedì 20 ottobre. Dopo la sosta per le nazionali di novembre, trasferta a Ferrara per l'ottava giornata, il 21 contro la SPAL. Tre gli infrasettimanali di dicembre, il 15 Pisa-Pescara, il 22 Pescara-Brescia e il 30 Pescara-Cosenza. Il 3 gennaio Reggiana-Pescara, poi sosta con riposo per un weekend, quindi le ultime due gare d'andata in pieno mercato di riparazione, Pescara-Cremonese il 16 gennaio e Salernitana-Pescara il 23. Il 30 gennaio Chievo-Pescara per la prima di ritorno. Altri infrasettimanali saranno Empoli-Pescara il 9 febbraio, Cittadella-Pescara il 2 marzo, Ascoli-Pescara il 16 marzo, Cosenza-Pescara il 20 aprile. Lunedì 5 aprile sarà replicato il turno di Pasquetta con il Delfino in trasferta sul campo del Monza di Berlusconi e Gagliani. Un finale intenso di campionato che vedrà l'epilogo all'Adriatico Cornacchia contro la Salernitana. E Pescara attivissimo sul fronte mercato. Stamani il portiere del Favero ha firmato il contratto con il presidente Sebastiani, addirittura d'arrivo le trattative per il centrocampista Maestro e l'attaccante Capone, per cui si tratta di un ritorno. Vicino anche il giovane difensore dell'Atalanta Ocoli. Restano in stand-by le trattative per Dionisi e Zampano del Frosinone. Vediamo il servizio. Stretta finale per Fabio Maestro e Mattia Del Favero. I due giocatori sono vicinissimi a indossare i colori biancazzurri e a mettersi a disposizione di Massimo Oddo. Maestro, classe 98, arriva in prestito dalla Lazio, che già lo scorso anno, dopo averne acquistato il cartellino dalle Rieti, lo aveva girato a titolo temporaneo alla Salernitana. Agli ordini di Ventura, Maestro ha collezionato 33 presenze con due reti all'attivo. Si tratta di una mezzala che riesce a mettere insieme qualità e quantità. Anche il portiere Mattia Del Favero è classe 98. Ha fatto tutta la trafila con le giovanili della Juventus, giocando anche in Under 17, Under 19, Primavera e Under 23. La scorsa stagione, titolare nel Piacenza in Serie C, prima che un infortunio alla spalla lo costringesse ai box. Poco dopo è arrivato lo stop ai campionati. Proprio stamani il giocatore è stato in sede dove ha sottoscritto il contratto con il presidente Daniele Sebastiani e lui il vice Fiorillo. Manca pochissimo alla formalizzazione del ritorno di Cristian Capone, il talento di proprietà dell'Atalanta ha impressionato Oddo lo scorso anno a Perugia, grandi qualità ma poco carattere, un talento che lo stesso Oddo cercherà di far sbocciare come fatto con Caprari. Nel precedente biennio biancazzurro Capone ha fatto bene nei primi mesi con Zeman nel 2017, salvo poi eclissarsi di fronte ad una serie di infortuni e la incapacità di confermare determinate aspettative. Sul fronte attacco resta poi centrale il nome di Federico Dionisi, centravanti del Frosinone, che il tecnico Nesta ha ormai messo alla porta e che è a scadenza giugno 2021. Trattativa comunque non semplice perché il club laziale vuole un indennizzo e poi c'è lo scoglio dell'ingaggio alto percepito da Dionisi. Tra gli obiettivi principali del Delfino c'era anche Gennaro Tutino, il presidente Sebastiani non lo ha mai nascosto, ma ora anche il giocatore sembra essersi convinto ad accettare il trasferimento alla Salernitana, che già da giorni aveva l'accordo col Napoli. Anche l'ex biancazzurro Palmiero finirà a Salerno. Resta ancora viva la pista Manuel Pucciarelli, il giocatore di proprietà del Chievo spera fortemente di poter indossare di nuovo la casacca biancazzurra, ma come confermatoci dal suo agente, negli ultimi giorni non ci sono stati più contatti coi dirigenti del Pescara, un discorso che potrebbe essere ripreso prossimamente. Nella serata di ieri poi sui social si era diffusa la notizia di una chiusura positiva del Pescara per i difensori Angella, Martella e Zampano, cosa che il presidente Daniele Sebastiani ha smentito. Fra i tre il più vicino è Zampano, ma Pescara e Frosinone non hanno ancora raggiunto l'intesa e la trattativa è in stand-by. Sembra in discesa quella per portare in biancazzurro il promettente difensore classe 2001 Caleb Ocoli, per lui doppia nazionalità, nigeriano di origini ma nato e cresciuto a Vicenza, nel cui settore giovanile ha iniziato prima di passare al club orobico. 40 presenze con la Primavera e ora la voglia di proseguire il percorso di crescita e debuttare tra i pro in riva all'Adriatico. Quindi la dirigenza
dirigenza biancazzurra cercherà uno o due difensori centrali e solo in quel caso potrà far partire Drudi o Scognamiglio o entrambi. Per quanto riguarda il Teramo, i risultati del sesto ciclo di tamponi anti-Covid-19 sono negativi per l'intero gruppo squadra. Oggi per i biancorossi doppia seduta allo stadio Bonolis, terapie per il portiere Valentini, cui ieri è stata diagnosticata una distrazione muscolare all'adduttore destro. Sul fronte mercato, saltato lo scambio Viero-Lora, potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni l'uscita dell'attaccante Riccardo Martignago, mentre il Bari è l'ultima squadra ad aver effettuato un sondaggio per il difensore centrale Piacentini. Tra poco alle 15.30 si svolgerà la conferenza stampa del presidente del Teramo Franco Iachini per lanciare la campagna di sostegno al club da parte dei tifosi. Lo stesso Iachini ieri ha diffuso una lettera sui canali ufficiali della società indirizzata ai sostenitori del Teramo. Quest'anno, si legge in un passaggio, non ci sarà la classica campagna abbonamenti, condizionata chiaramente dall'emergenza Covid, che potrà consentire o meno, al momento non è possibile, l'ingresso allo stadio. Per questo ha avviato una campagna di sostegno, dice ancora Iachini, consentendo compatibilmente alle possibilità di ciascuno di voi di fornire il proprio contributo alla causa. Chiudiamo con una notizia invece che riguarda la Serie D. Vista la necessità di attendere gli esiti dei procedimenti presso la giustizia sportiva, la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di rinviare alla stagione 2021-2022 la disputa della Coppa Italia di Serie D, che sarebbe dovuta iniziare il prossimo 20 settembre. Confermata invece la data d'inizio del campionato, che è appunto il 27 di settembre. È tutto per questa edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Prima di salutarci vi ricordo che questa sera non ci sarà l'appuntamento con l'appello del candidato, che torna domani. Chiaramente oggi è giovedì e dunque spazio alla trasmissione velò del patrono Luciano Rabottini con Jacopo Forcella in conduzione, sempre alle ore 21. Grazie ancora e buona giornata.